Bagagli, passeggini e materassi all'esterno delle abitazioni. Una nuova giornata di sgomberi avvigevano a seguito delle ordinanze del sindaco che dichiarano l'inagibilità degli alloggi. In via Vidari, una famiglia egiziana composta da due adulti e tre bambini è stata allontanata dalla casa abitata dal 2007, alloggio in custodia giudiziale che era stato pignorato e dunque occupato senza alcun titolo. Inoltre l'ASL, a seguito di controlli, ha evidenziato inconvenienti igienico-sanitari come la mancanza di cappa di esalazione, la pericolosità dell'impianto elettrico e l'assenza di sistema di riscaldamento. Prima, scuola, seconda, 7 anni. L'altro, bambino, 5 anni e 7 anni e mezza. Terza, bambina, 2 anni e 3 mesi. Quando vado in comune, dice comune non c'è soldi, non c'è soldi, non c'è soldi. Dove andate i soldi? Di comune ti dicevano, facendo la strada per l'asfalto, la gente non morte di fame. La famiglia è stata affidata in carico ai servizi sociali del comune e verrà temporaneamente ospitata in una struttura in grado di accogliere la mamma e i minori. Stessa sorte e stessa situazione di occupazione senza alcun titolo per una famiglia rumena composta da 2 donne e 2 bimbi di 2 e 4 anni. In questo caso il nucleo familiare era già in carico ai servizi sociali del comune di Cerano. Le problematiche relative a questo alloggio in Strada Nuova riscontrate dall'ASL si riferiscono all'utilizzo di tubo di adduzione alla bombola del GPL scaduto nel 1995, assenza di impianto di riscaldamento e contatore Enel palesemente manomesso. Qua mi dicevano non danno niente, decidono soldi, dice niente, dice niente, fuori, qua è tuo paese. Loro vogliono mandare i stranieri, ti dicevano fuori tuo paese, tutto, hai capito? Non voglio i stranieri qua, ti dicevano niente, proprio.